antincendio lì allocata. Dall'esamina delle persone che sono addette alla squadra, degli operai forestali addetti allo spegnimento, ne mancava uno, il quale praticamente aveva chiamato poco tempo prima dicendo che avrebbe ritardato per motivi personali e di famiglia. Questa cosa ha insospettito la squadra, la pattuglia che effettuava il controllo e finito il controllo. Ha deciso di fare un giro e ritornare sui propri passi per vedere se nel territorio ci fossero delle problematiche. Infatti è stato così perché su una stradella che adduceva al punto di stazione della squadra di Ponte Interpento vi era messa di lato una Polo Volkswagen e vicino ad essa una persona era china, prona proprio vicino il ciglio della strada. Intenta ad armeggiare. Da lì a poco la pattuglia ha visto svilupparsi da quel punto proprio l'incendio. Quindi capito che si trattava di purtroppo di un piromane, allertava la squadra d'incendio per lo spegnimento di questo focolaio. E intimava l'alt al soggetto, il quale, vistosi scoperto, si introduceva repentinamente in macchina e si dava la fuga. Da lì nasce un inseguimento durato per circa 4-5 km e alla fine il soggetto è stato bloccato quasi all'intersezione con la provinciale Notopachino è stata fatta la perquisizione sia personale che veicolare all'interno delle tasche. Di questo soggetto veniva rinvenuto appunto l'accendino che era stato usato proprio per innescare il fuoco. A questo punto, identificato anche il soggetto che corrispondeva proprio all'operaio mancante, tale Conforto Giovanni, si traduceva poi agli uffici in stato di arresto, imputando allo stesso la violazione all'articolo 423 bis. Comma 3 del codice penale, ovvero incendio boschivo e di vegetazione in area protetta.